Meredith è al pronto soccorso. Ah, guarda qui, bisturi del 1860. Voglio prenderli per Meredith. Deve parlarti. Ah, la puoi distrarre? Sono su eBay e mi restano 25 minuti per l'asta. Derek, Janet ha telefonato. La bambina è nata un paio d'ore fa e sembra abbia una fistola a tracheo-esofagea. Sai cos'è? Sì, un collegamento patologico fra la trachea e l'esofago. I polmoni si riempiono di secrezioni e il bambino può avere difficoltà respiratorie. Esatto. Il Bentley Hospital è piccolo, non la tengono lì. Perciò vai, prendi la bambina, la porti qui e speriamo che io abbia finito col piccolo al tuo ritorno. Devi riconfigurare l'ambulanza per il trasporto in terapia intensiva neonatale e dovresti farti accompagnare... Gray, va con Karev, deve prendere una neonata. Devo parlare con Derek. C'è in ballo la vita di una neonata, fa presto. 10 anni, maschio, morso al viso da un cane, parametri vitali stabili. Va bene, trauma 3. Nora! Ehi, dottor Avery. Tesoro, ecco il mio dottore. Lei deve essere Griffin. Sì. E Drew, ehi, la mamma aveva detto che sei un bambino, ma sei alto quasi quanto me. Non sei tanto alto. Però... La ringrazio molto per essersi preso cura di lei. Ma si figuri, come si sente? Ah, pronta per andare a casa. Bene. Quando verrà qui per il controllo, mi chiami pure, ok? È stato un piacere. Grazie. Ora ho capito quando parlavi dei suoi occhi, però... Se non fossi tanto sicuro di me, lo avrei sfidato a duello quel medico. Tesoro! Potete aiutarci, per favore? Forse c'è una procedura di appello, l'hai chiesto? No. Hai parlato con l'avvocato? Ho appena parlato con Janet. Ci appelleremo, faremo causa all'agenzia se servirà. Non pensano che dovremmo essere i genitori di Zola, Derek, che non mi ritengono degna di fiducia e non sono i primi a manifestare questo dubbio. Meredith. Non pensano che debba essere la madre di Zola. È finita. Andrà tutto bene. Troveremo un modo. Era Zola nostra figlia. E lei non c'è e io non voglio un altro bambino.